Il sasso, dal latino prea, classificato da Mendel col nome di balotto, è un artropodo eterotrofo appartenente alla famiglia dei chelini. In natura lo si può trovare allo stato brado, mentre per osservarlo meglio e senza correre alcun rischio si possono visitare laboratori adibiti alla crescita in cattività del sasso. Il sasso può avere svariate forme e dimensioni, si adatta a ogni tipo di ambiente e ha una possente corazza che gli permette di non partire né il caldo né il freddo. In natura di solito tendono a riunirsi in branchi, capitanati dal sasso più voluminoso. Ora vediamo perché il sasso è, come lo definisce Thomas Hobbes, un animale sociale. Questi animali preferiscono riunirsi in gruppi, anche in tribù, per aiutarsi reciprocamente, per sopravvivere ai predatori e per trovare un luogo in cui sedimentarsi. La tribù di sassi più famosa è Stonehenge, che dal lontano Medioevo si è stabilizzata sull'isola della Gran Bretagna. Il sasso non è pericoloso per l'uomo. Tuttavia, quando si sente minacciato, tende ad attaccare. La sua tecnica d'attacco è molto rischiosa anche per lo stesso sasso, infatti esso, flettendo i muscoli del torace, riesce a darsi uno slancio verso il potenziale nemico e tenta di colpirlo in punti vitali, come la testa, il cuore o il pondolo, col rischio di mancarlo e cadere rovinosamente a terra. Anche per questo motivo è raro che un sasso attacchi. Ecco, abbiamo visto a grandi linee come si comportano le prede selvagge, ma dobbiamo precisare e sottolineare che gli attacchi agli esseri umani sono iniziati solo dopo il 1958, quando fu dichiarata legale la caccia al sasso. Da allora ogni estate è quando si migrano i sassi, decine e decine di persone perdono la vita mentre cercano di uccidere un sasso. Ma perché rischiare così tanto per uccidere un sasso? Vediamo cosa da dirci Lucio. Innanzitutto il sasso è molto abile, non si lascia prendere facilmente, si mimetizza e ti attacca. Tutte caratteristiche che lo rendono una preda prestigiosa e che proiettano ad un livello superiore della scala sociale chiunque riesca ad ucciderlo. Il sasso ha anche una carne tenera e saporita che può essere cucinata in qualsiasi modo. Bene, grazie per aver guardato questa puntata. Spero di aver sfamato la vostra sete di sapere. Dal vostro capitano è tutto. Alla prossima!